Presidente De Caro ha appena terminato insomma, il suo intervento, c'è stata quasi una standing ovation quando ha detto c'è qualche sindaco che fa questo mestiere con diciamo, un compenso minore di chi prenderebbe il reddito di cittadinanza, ma quanto è difficile oggi fare il sindaco? È complicato, hanno tutti la mia solidarietà, anche la mia amicizia, perché credo che sia una categoria alla fine anche di fortunati, perché conquistano tutti nei propri paesi un suffragio e quindi c'è la parte che sicuramente è la soddisfazione, ma unita a questa bisogna essere un po' dei piccoli eroi, perché quando succede qualcosa c'è sempre bisogno di un capro espiatorio. In ogni caso a me questi discorsi mi hanno anche annoiato, perché già li sapevo prima di entrare, e è il classico esempio dell'Italia che dice e poi c'è l'Italia che fa. Ecco, l'Italia che fa è quella che domani mattina fanno tutti i sindaci, tutte le amministrazioni, e qui il presidente Mattarella, domani il presidente del Consiglio, verranno a fare tutti frasi fatte, tutta solidarietà, vicinanza, ma i problemi credo sono quelli che vivono dai piccoli ai grandi comuni, che non trovano mai una risposta. Questo è il senso. Quindi io ad Anci qualche volta, da Anci mi aspetto troppo e puntualmente rimango deluso, perché si entra, si esce come si entra da questi incontri. Insomma, i soldi mancano sempre, la burocrazia è sempre la stessa, e questo è un po' il senso. Sicuramente, cioè, ora dire che l'Italia in questi anni si è snellito qualche processo, è migliorato qualcosa, grazie ad Anci io non lo posso dire. Ne faccio parte, ma ne faccio parte anche con uno spirito abbastanza critico. Questo indipendentemente che il presidente Bianco, De Caro o il prossimo che sarà, finisce per essere una collana di, come dire, anche di ruoli, di riconoscimenti, una passerella, e tutti fanno la passerella, poi non succede niente. Ecco, questo è il stile italiano. È stato detto però che nei piccoli comuni il suo è uno di questi, qualche passo avanti invece è stato fatto, è così secondo lei? Beh, sicuramente alcune risorse che sono arrivate magari negli ultimi tempi, in realtà che però sono risorse che per adesso non sembrano strutturali. Ecco. Il passo da fare sarebbe quello di trovare un modo per sostenere in maniera seria, con fondi strutturali, i piccoli comuni, che poi, come diceva il collega Agnelli, il problema è dare le risposte ai cittadini. No? Talvolta ci sentiamo anche un po' impotenti rispetto alle necessità, ai problemi del dissesto idrogeologico piuttosto che della viabilità o del patrimonio immobiliare comunale, molto spesso è ampio, ma abbiamo oggettive difficoltà a mantenerlo e a gestirlo e a farlo utilizzare in maniera seria e concreta ai cittadini. Ecco, sono queste le risposte che vorremmo dare e per le quali ci aspettiamo risposte. Speriamo che questa platea di oggi è assolutamente qualificata e le sollecitazioni che ci sono state vengano raccolte davvero una volta per tutte, ma soprattutto, e questo posso dirlo a gran voce, davvero i piccoli comuni hanno bisogno di un sostegno dallo Stato centrale maggiore rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi.